Benvenuti appunto alla proiezione di Partenope. Abbiamo qui con noi due dei protagonisti, la protagonista assoluta, Celeste Dalla Porta, e suo fratello per fiction, Daniele Rienzo. Eccoli qua. Grazie. Buonasera. Buongiorno. Prova. Funziona. Ho fatto una scenetta con un cellulare che non riuscivo a spendere. Era Rigatelli. Sì, era Rigatelli che ci aveva intervistato. Dunque, vi apprestate a vedere un film molto complesso, molto denso, che affronta vari piani. Partenope, ovviamente. Il titolo la dice lunga, è la città di Napoli, è questa sirena che muore e dalla cui morte poi nasce questa nascita mitologica della città di Napoli. La sirena che muore, insomma, questo destino tragico che accomuna tutte le sirene, le figure femminili del mito greco, no? Che sono sempre in qualche modo vittima della loro bellezza, vittima perché suscitano gli appetiti degli dèi, questa forza alla quale neanche gli dèi riescono a sottrarsi. Ecco, questo destino appunto tragico di questa sirena, meravigliosa ovviamente, dalla cui morte nasce la città. E questo mito in qualche modo ha a che fare, il titolo non è casuale, con questo film, perché ripeto, è un film che affronta vari piani di lettura, ovviamente la città di Napoli con la sua straordinaria bellezza, proprio come la ninfa, ma anche come la sirena, ma anche con la sua putredine, il discorso sulla giovinezza importante, attraverso la protagonista, ma anche attraverso suo fratello. Il problema è che è difficile parlare di questo film senza spoilerare, quindi tenteremo insomma di prenderla molto alla larga. Celeste, ecco, tu sei la protagonista assoluta di questo film, protagonista meravigliosa, assoluta. Ecco, la tua prima esperienza, diciamo, no, di cinema, com'è nato? Come sei riuscita a convincere, a sedurre Sorrentino per fare questo film? Studiando tanto, ho fatto molti provini e sì, non ho mai studiato così tanto in vita mia. Posso garantire. Sì, sapevo la sceneggiatura a memoria una secchiona incredibile. Ho fatto la secchiona. Sì, ho fatto proprio la secchiona. Beh, anche nel film, tanto mi sentono, credo, no? La voce tonante, sì, insomma, anche nel film poi all'inizio, senza spoilerare, farai la... si sente, poi tanto lo sentite voi. Anche nel film poi a un certo punto fai un po' la secchiona, perché c'è una... Dunque, il film è la storia della sua vita, degli anni 70, grosso modo, poi con un grosso buco temporale. Allora il film finisce che praticamente è stato lui. Non si può raccontare quello che succede a te, questo non si può dire. Questo non si può dire. Non si può dire. No, però a un certo punto tu sei secchiona, perché tu che sei anche nella vita hai questo potere magnetico, la tua bellezza ti conquista, affascina tutti, affascina anche uno scrittore omosessuale dichiarato come Cibere, perché c'è questo grande omaggio a Cibere, di Sorrentino, straordinario, di Olma, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto tu arrivi all'università e lì diventi secchiona, scrivi antropologia culturale e fai la secchiona. Sì, anche prima in realtà di iscriversi all'università, Partenope è molto, sì, è un intellettuale. Partenope è una ragazza che si dedica
tanto allo studio e in questo caso allo studio antropologico, senza spoilerare, però ormai ho spoilerato. Scusa. Io cito Althusser, perché qui ho citato Althusser. Althusser è l'altra anima, non dico più niente. Citiamo Ho detto il secchio. Proprio secchio. Althusser negli anni 70 era un personaggio molto importante, diciamo, della cultura umanistica, tra questo sociologico. Per esempio, questa è una cosa che insomma ma non strozzate le vostre mogli, è brutto. Comunque, questo diciamo è un film che affronta vari, molto complesso, molto denso, ne renderete conto, sontuoso, perfetto come tutti i film di Sorrentino, nella scelta delle immagini, la costruzione delle scene, colonna sonora straordinaria. Ecco, è un film sulla giovinezza, una giovinezza che in qualche modo voi vivete, perlomeno a me sembra, da spettatore, in maniera diversa, no? Come personaggi. Ecco, qual è la tua giovinezza del tuo personaggio? Allora, io penso che i nostri personaggi siano in realtà un po' lo stesso personaggio, cioè siano due facce della stessa cosa. E se il mio fratello vive la giovinezza con grande fragilità e dolore, Partenope in un certo senso cerca di viverla all'opposto, come quasi per compensare qualcosa, o non so, secondo me succede anche quando si ha dei fratelli o delle sorelle, di non fare magari l'errore che vedi che fanno, oppure essendo lui il primogenito, quindi da seconda genita in un certo senso cercare di poi alleggerire il tutto, se il primogenito appunto è più fragile. Quindi sicuramente Partenope vive la sua giovinezza con la giusta spensieratezza che si può avere a 18 anni e poi ovviamente maturando incontra anche il dolore, incontra la vita, e quindi la vita è fatta di tante altre emozioni. Ma secondo me è una banalità dire che la giovinezza è sempre bella. Nel senso, io conosco almeno per il mio piccolo ricettario di amici che ho avuto nella vita, sono persone che se non avevano un guaio se lo andavano a cercare, perché penso sia proprio la base, quella di insomma sbagliare e commettere degli errori o soffrire per poter crescere in un modo vero e corretto. Quindi sì, diciamo che Raimondo in questo film rappresenta un po' quella parte lì, all'estremo, un ricercare un'impossibilità in nome di qualcosa di più alto dell'uomo stesso, l'uomo inteso come essere umano, che si potrebbe sintetizzare con poesia, che è una parola che pare brutta, però a me piace un sacco. Tutto qui. Sì, ecco, poi, ecco, senza spoilerare, è molto difficile, però a un certo punto vedete, cioè, Sorrentino lancia questo messaggio che la giovinezza, pur nella sua complessità e nella sua fugacità, però bellissima, no? Lui ha quasi una battuta quasi nostalgica. Ecco, i testi sono anche molto, molto importanti, molto ricercati dal punto di vista letterario. E quindi, come dire, quasi un ribaltamento di quella famosa frase di Paul Nizan, no? L'incipit di Aden, avevo 20 anni, non ditemi che questa è l'età più bella della mia vita, no? Perché la giovinezza è piena di contrasti, è piena di veleni, è piena di amarezze. Ecco, ritornando invece al film, proprio alla lavorazione di questo film straordinario, molto sontuoso, complesso, un sacco di personaggi, un sacco anche di comparse, girava per Napoli, ecco. Com'è stata la lavorazione? Com'è stato lavorare con Sorrentino? È stata un'esperienza totalizzante, è stato veramente un po' sospendere il momento, il tempo e immergersi in un mondo che è un mondo creato dal suo sguardo. E
ciò è avvenuto anche grazie a tutte le persone che hanno lavorato, la scenografia meravigliosa che ha permesso anche noi attori di trovarci poi in quel mondo che voleva raccontare lui. E, oltre alla sceneggiatura, oltre alla fotografia immensa di Dario D'Antonio e al lavoro di tutti quanti. Quindi è stato veramente come immergersi non soltanto a Napoli, dove è ambientato, ma in una Napoli di Sorrentino, quindi nella sua Napoli che è ancora diversa da Napoli. E quindi è stato proprio un po' un viaggio nel viaggio, ecco. Napoli di Sorrentino, che appunto come diceva giustamente Celeste, è una Napoli poi universale, non lo so, una Napoli che non so neanche cosa sia vera, non lo so, ecco. Tu come la vedi, insomma, la tua Napoli vera rispecchiata nel film? La Napoli è una cosa è complessa come dice anche alla conferenza stampa, come hanno detto Paolo e Silvio Orlando, qualsiasi cosa si dice su Napoli è un cliché. Qualsiasi cosa dici non descriverà mai il paradosso fisso che c'è a Napoli. Sicuramente sono grato, enormemente grato di aver partecipato a un progetto del genere dove finalmente viene dipinta una Napoli di persone, per quanto poi poeticizzate e romanzate, però persone e non camorristi, scusate la parola, si può dire. Siamo bombardati da questo senso del sublime verso l'orrido di questa città. Che però è meravigliosa, i miei genitori hanno sempre lavorato, sempre pagato le tasse. Quindi, insomma, sicuramente la Napoli che vedrete su questo schermo qui è una Napoli in luce. Di questo sono molto grato. Napoli veramente luminosa con questo mare appunto da cui trae origine questa città, secondo il mito, sempre luminoso, straordinario, perciò una barchetta anche di canottieri, no? Quando risponde una Sì, il mare è proprio come se fosse un personaggio in questo film, è una roba incredibile. personaggio vivente. E una delle, la villa dove tu vieni, tu nasci, insomma, no? Era una villa che apparteneva a un sacco di gente, conti, contessi, ambasciatori, ambasciatori dell'Austria, e anche Achille Lauro, che era un personaggio, a un certo punto è stato il portatore nella villa in cui Partenope nasce, non poi dove vive. No, no, Sì, perché sì, nella sì, villa. sì, sì. Era di, sì, era di Lauro quella villa. Perché incontriamo anche Lauro, poi insomma, Infatti, altro infatti. personaggio mitico della cosa. Ecco, il tempo. Questo film è importante perché è anche una riflessione sul tempo, sul passo, sul tempo che ci rende più saggi, ma anche più fragili, tante cose. Comunque la scansione del tempo avviene attraverso delle bellissime didascalie e poi attraverso una metamorfosi della protagonista che cambia nella portatura dei capelli, ma soprattutto cambia attraverso gli abiti. No? Cioè gli abiti scandiscono le varietà della sua vita, cioè, gli abiti sono molto importanti in questo. Sì, noi siamo stati fortunati perché siamo stati vestiti da Saint Laurent, che comunque è un brand veramente anche molto cinematografico, molto giusto, e che lavora tanto sui colori e poi sui personaggi. Quindi diciamo che la fase di Partenope, le diverse fasi di maturità raccontate da Paolo in Partenope sono state, cioè io mi sono sentita molto supportata anche nell'interpretazione della maturità, perché se all'inizio nella giovinezza bisognava interpretare un sentimento più di leggerezza, gli abiti andavano ad accompagnare quella caratteristica di quella fase, poi invece crescendo gli abiti crescono insieme, quindi sicuramente un bel 50% li ho fatti gli abiti, secondo me.
80% ne racconta. No, no, sì, no, però davvero, davvero aiuta, aiuta, aiuta molto. No, sì, però quello che dico spesso è che in realtà Partenope è un personaggio che è stato costruito, cioè proprio veramente una costruzione di gruppo, perché Partenope è un progetto che è stato costruito dalla fotografia, dal trucco, dai capelli, dal costume, dagli attori che erano intorno, oltre che dalla mia voce, la mia faccia, e da Paolo, naturalmente il suo sguardo. Ci tengo a precisare che gli attori sono veramente in ultima battuta, ma come il regista stesso, perché la magia che crea Paolo sul set, che proprio come Fellini, lui si ricorda i nomi di tutti quanti. 200 e passa persone, tutti i giorni lui si ricorda il nome di tutti quanti si sentono parte di qualcosa, di un obiettivo comune, e tutti quanti lavorano come se fossero un organismo vivente. Sì. Ed è una roba. È una roba. Per cos'è sta roba? Non si è capito. Ecco. Bene, io vi faccio la parte se ci sono delle domande da parte vostra, così poi iniziamo la proiezione. Ciao, innanzitutto bravissimi. Spazio ai giovani. Innanzitutto bravissimi entrambi. Non che tu non sei... parlare però. Bravissimi entrambi, ragazzi, complimenti tutti e due. La domanda però è per te, Celeste, perché hai un ruolo molto importante in tutto il film. Come ha interpretato questo personaggio che effettivamente è grande, che è veramente difficile da interpretare? In che senso? Come lo... come sei riuscita a entrare nel personaggio, che è molto complesso, difficile anche poi capire come riuscire a interpretarlo? Allora, come abbiamo detto più volte in realtà con Daniele e Dario, la sceneggiatura, cioè la scrittura di Paolo, già ti fa entrare semplicemente leggendola, quindi tu sei già proiettato verso quella libertà o quella grandezza che Paolo voleva raccontare attraverso Partenope. E poi e poi sei brava e hai studiato. E ho studiato. Grazie. Sì, grazie, ho studiato tanto con Paolo, abbiamo fatto tutto, cioè Paolo mi ha molto guidata, ecco, mi ha guidata e quindi, ecco, non saprei risponderti, vabbè, sì, però sono contento. Ma guarda, veramente io sono d'accordo con Celeste, per quanto può valere, veramente la scrittura di Paolo è magnetica. Quindi aiuta proprio a... No, non hai capito, tu la leggi? E sei già lì, sei già... Ma chi sono? Sì, è come tipo quando leggi un romanzo e c'è un personaggio che ti piace e in cui tu ti rispecchi costantemente e inizi a pensare come quel personaggio, no? Così è la sceneggiatura di Paolo, è un romanzo alla fine fatto di immagini, e quindi ti aiuta tantissimo perché già le vedi quelle immagini, poi quando sei sul set e vedi con i tuoi occhi tutto quello che lui ha descritto e ritrovi le cose, ti senti veramente al posto giusto nel momento giusto. Grazie a te. Rispondo io per mia sorella. Come si fa a partire già da un punto così generalmente alto? Non lo so. Ma comunque la teoria della relatività serve proprio a questo, per dare un senso a cose alto e cose basso. E quindi... No, per il momento no, diciamo che non è ancora finito il progetto, perché comunque siamo in promozione, e quindi io sto lavorando per il film e sono ancora dentro il lavoro di questo film. Ed è totalizzante, quindi per adesso non ho un altro progetto, naturalmente mi auguro di lavorare, e non mi auguro per forza di lavorare con un regista o
interpretando un personaggio più di questo, perché sarebbe veramente stupido. Però anzi, andare a vedere anche il bello nelle cose minori, nelle cose, cioè aprendosi, perché questa è stata sia un'occasione, una grande possibilità, ma non la voglio pensare come, anche perché posso aggiungere che è incredibile come questa domanda arrivi sempre da uno spaccato generazionale, comunque un po' più indietro nel tempo. Tutti i ragazzi giovani fanno sempre le domande un po' più simpatiche. Ma vai, io sono pronto. Fammi volare. Molto bene. Allora, grazie davvero di essere stato con noi. Grazie a voi. Forza Torino, voglio. Bravo, forza Torino. Sì, poi il consiglio magari è anche di azzerare tutto quello che si è detto, proprio per cercare di guardarlo senza alcun giudizio, proprio di lasciarsi andare alla storia. Sì. Come una bellezza, un concetto effimero. Molto bene. Grazie. Ragazzi, grazie. Un viaggio.